Amici del ciclismo femminile, una buonasera da Walter Pettinati e da Camilla Vassallo, che è qui accanto a me. Buonasera a tutti. E benvenuti a questa puntata di Ciclista in Streaming, e una puntata particolare perché ho voluto proprio chiedere a Camilla di partecipare in quanto lei è una fresca ex ciclista, quindi fino al 2018 tutto compreso faceva la ciclista, poi è scesa di bicicletta e un mese dopo si è iscritta al corso per direttore sportivo di primo livello. Quindi è interessante stasera attaccarla da tutti i lati per capire come lei viveva il ciclismo in bicicletta e ora come lo vive dall'altra parte della barricata, anche se poi diciamo che non c'è un'altra parte della barricata, siete sempre tutti insieme, no? Esatto, ormai sì, passiamo weekend interi praticamente da gennaio fino a dicembre, tranne 2 settimane magari di stacco, però sì, ormai siamo sempre insieme, a parte questo piccolo momento un po' così, però. Ma si parlerà anche di questo, sì. Quindi allora, però andiamo per gradi. Ecco, si è fatta questa presentazione perché poi il clou della serata sarà improntato su questo argomento e su tutti e anche su tanti altri. Sì. Io però partirei per farti raccontare la tua carriera. Quindi, brevemente, quando hai iniziato, perché le squadre, i risultati che hai fatto e poi anche sapere perché a 21 anni, perché Camilla si vede che è giovane a 21 anni, decidi di chiudere col ciclismo. E infatti qui c'è Danilo Vernengo, che è un dirigente ligure di ciclismo, che ti chiede come mai hai smesso, però Parto intanto dall'inizio. teniamolo un pochino in attesa, Danilo, e parlaci dal momento che hai iniziato fino a quando hai preso questa mala decisione, penso. Ok. Allora, io ho iniziato a gareggiare proprio da G1. Mi sono avvicinata al ciclismo perché mio papà correva in bici, solo che non me l'ha mai, diciamo, non mi ha mai obbligato a correre, ma è stata una scoperta per me perché mio papà ha un'azienda e la società di Racconigi aveva questi giovanissimi e gli ha chiesto se voleva fare da sponsor. E mio papà, da ex ciclista, ha iniziato a fare da sponsor e io all'ultimo anno di scuola materna ero in vacanza con i miei genitori e mio fratello e mio papà ci ha provato a vedere questo meeting dei giovanissimi e io da lì mi sono innamorata del ciclismo, ho messo da parte la danza che facevo allora e io ho detto a mio papà, io voglio iniziare a correre in bici e da lì ho fatto tutta l'altra fila dei giovanissimi al Racconigi Cycling Team. Poi però per noi donne qua in Piemonte non c'era nessuna squadra di spicco che comunque ci raggruppasse tutte e mi hanno proposto di andare alla Canavesi Ornavasso dove ho fatto i miei 2 anni da esordiente. Poi dopo questi 2 anni hanno deciso di chiudere e allora la Racconigi ha deciso di fare questa squadra femminile, dove poteva raggruppare tutte le ragazze piemontesi che c'erano qua nella zona. E quindi ho fatto i 2 anni da allieva e poi dopo è nato anche questo progetto con le junior e ho fatto i 2 anni da junior e il primo anno da under, sempre a Racconigi. Quindi io nel frattempo che tu parlavi e ti ascoltavo condividevo un po' la diretta sui vari gruppi che seguono il ciclismo. E ecco, va bene. E quindi categoria giovanissima, immagino all'insegna del puro divertimento. Totale, è stata veramente bella ai giovanissimi, anche perché comunque noi qua a Racconigi ci allenavamo in un percorso chiuso al traffico e
tutto asfaltato, e comunque avevamo un direttore sportivo che ci faceva proprio giocare, divertirci in bicicletta. Quindi abbiamo sempre, poi facevamo sempre le solite costinate tutte insieme, che ci univano ancora di più. Ecco, quindi era anche importante questo, ma c'è sempre questo percorso chiuso? Sì, però non è più utilizzabile. Peccato, perché insomma sono quelle zone che magari i ragazzi giovani, bambini e bambine possano andare a pedalare in tutta tranquillità, no? E crescere, fare tutti gli esercizi, tutte le varie insegnamenti che poi dovrai essere te a impartire alle nuove leve. Ma passata poi esordiente, si incomincia un po', è sempre un divertimento, però da quello che ho capito, però si incomincia anche a puntare alla vittoria. Com'è andata? Allora, praticamente io da giovanissima non avevo mai fatto corse solo femminili, perché in Piemonte non esistevano, perché eravamo quelle due o tre ragazze che ci sfidavamo coi maschi, ma io gare vere e proprie, a parte il meeting di società che si faceva attorno a settembre, non correvo mai solo ragazze. E mio papà una volta mi ha proposto di andare a fare una corsa solo femminile in Lombardia, ed ero G6, e comunque è tutta un'altra cosa correre con le femmine che correre con i maschi. E quindi dopo quella volta lì, l'anno dopo ho deciso di correre solo con le donne, e quindi partivamo io e mio papà e andavamo a correre in giro per l'Italia come con le corse femminili. C'è stata una differenza tra la categoria, tra la G6 e le esordienti a livello di impegno, di come te hai vissuto proprio, ecco, quello che mi interessa a me è di come la ciclista vive dentro di sé il ciclismo che pratica. Ma grande sbalzo tra giovanissimi esordienti non l'ho vissuto poi dopo nelle altre categorie, ma inizialmente no, cioè più che altro mancava un po' forse il confronto diretto, perché comunque ero abituata a correre solo coi maschi, e quindi magari ti accontentavi un po' alla fine, perché comunque vincere vincevo, però mi accontentavo molto alla fine, perché comunque arrivavo sempre lì coi maschi, me la giocavo, però correre solo con le femmine, soprattutto con gente che all'inizio non conoscevo, cioè non sapevo come potessero correre, è stato più che altro, ci ho messo un po' a capire il meccanismo, forse. Infatti la tua ciclista Camilla, anche lei, insomma, mi diceva nell'intervista che abbiamo fatto, no Camilla, scusa, ma... La Matilde? Brava, Matilde mi diceva che quando correva con maschi gli chiedeva, dice, voglio andare davanti, e la facevano passare. Poi quando è arrivata nelle femmine dice, non mi facevano passare più. Sì, anche perché comunque qua in Piemonte, comunque tutte le domeniche ti trovavi con la stessa gente da ormai 6 anni, quindi li conoscevi alla perfezione. Invece facendo il salto dall'altro lato devi imparare a conoscere un altro mondo. In pratica siete cresciuti insieme dalla G1 alla G6, i genitori, i bambini, i bambini. Esatto. Diciamo il clima è abbastanza sereno, no? In queste categorie piccolissime. Sì, come è giusto che sia. È come giusto che sia. Poi quando si cresce un po' si incomincia a essere l'aspettativa di qualche genitore, non danno più quella serenità ai propri figli di fare il ciclismo per divertimento, no? Beh, tu mi sembra di aver capito che non hai vissuto questa, grazie anche a tuo padre, non hai vissuto questo problema. No, non mi hanno mai, sai quando ci sono quei genitori che logorano i figli ad avere dei risultati, avere tante aspettative, cioè se non andava bene comunque avevano sempre delle parole di conforto e mi aiutavano a capire magari dove sbagliavo,
e dove potevo migliorare, però non sono mai stati dei genitori pesanti alla ricerca dei risultati. Una strada di crescita che tu hai anche fatta attraverso il ciclismo. Sì, esattamente. E questo che dovrebbe sarà quello che insegnerai poi ai tuoi ciclisti? Presumo di sì. Cioè, spero di trasmettere ogni piccola cosa che io ho imparato negli anni e a non ripercorrere magari i miei errori. Ecco, intanto ci è venuto a trovare un mio ex avversario che quando correva mi batteva sempre, però poi è diventato uno dei più grandi meccanici di biciclette del ciclismo, Roberto Lencioni, che saluto. È un grande proprio, insieme anche a Stefano Scarcelli, che è un altro ex mio compagno di squadra, che anche lui segue i professionisti e meccanici di quelli veri, e è venuto a trovarci e mi fa piacere che un esperto venga a seguire queste, tra l'altro lui c'ha anche una squadra di giovani e quindi è dentro l'ambiente. E a Lieva poi cosa è successo? Perché lì si incominciate a crescere, sì. E quindi la faccenda si fa un po' più duretta. Sì, da Lieva praticamente con la Canavesi hanno deciso di chiudere e quindi mio papà ha radunato il Racconigi, lo staff, e gli ha proposto questa nuova avventura rosa. E l'hanno subito accettata e il primo anno di questa nuova avventura Arianna Corino vince i campionati italiani su strade esordienti primo anno e Gloria Manzoni da allieva vince invece l'Olimpica su pista. Quindi sono state già due maglie che hanno portato esordio sul col botto proprio. Esatto, cioè è stata proprio una grande emozione. Anche perché comunque non se lo aspettava nessuno che Arianna potesse vincere così, e quindi quando ha vinto è stata veramente un'emozione unica che ognuno di noi che era presente quel giorno si porterà dentro, perché la prima maglia tricolore di una compagna penso non si dimentichi mai. Poi insomma, una società neonata, diciamo, nel femminile con poca esperienza per non dire nulla. Sì, esatto. E che tira fuori subito, e poi cercheremo anche di capire se c'è l'acqua buona al Racconigi, se c'è qualche segreto, se il tuo babbo c'ha la macchetta magica, perché Costin nasce sempre delle belle campioncine che poi vincano, che poi prendano anche la loro strada, però che sono nate lì da voi, si sono trovate bene e vi portano nel cuore, no? E questo, certo, iniziare con queste due maglie va dato una bella iniezione di fiducia. Sì, molto. Cioè è stata veramente un'emozione unica. Anche perché comunque, ad esempio, il mio direttore sportivo era il suo primo anno d'allenamento rosa, perché comunque lui seguiva una squadra maschile, che vi garantisco che è tutta un'altra cosa seguire una squadra femminile da una maschile per un direttore sportivo, perché noi donne siamo un po' tutte, ce la prendiamo di più rispetto a un maschio, sotto tutti i punti di vista. Ecco, Roberto mi ricorda che lui è stato 5 anni direttore sportivo anche nel ciclismo femminile, e credo proprio, se non erro, con la Michela Fanini, che lui abita a Lucca, quindi penso proprio con questa squadra che tutti noi conosciamo per la scomparsa di Michela e per il papà che continua a organizzare anche con difficoltà il Giro della Toscana, però insomma ci mette l'anima e meriterebbe di essere aiutato, perché veramente non molla, ecco. Quindi queste persone sono importanti nel ciclismo molto. Se non ci fossero loro, le gare infatti quando io sento la gente come anche tuo papà, come altri, che gli viene lo sgomento e vorrebbero buttare il cencio, dico no, ma cosa fate? Tanto purtroppo in Italia non sono supportati come dovrebbero quelle società che veramente fanno ciclismo nel modo giusto. È vero.
Ecco, e dagli Eva, risultati, vittorie. Vittorie no, però inizio ad avere dei risultati, cioè in realtà inizio ad averli dai esordienti secondo anno. A un certo punto faccio quel salto più che fisico, forse un po' mentale, e inizio ad avere alcuni risultati che comunque ti caricano un po'. Poi passata allieva, da primo anno ho fatto qualche risultatino, ma niente di che. Da secondo ne ho fatti un pochino di più e forse è stato quello che comunque ti spinge a fare un salto come quello che deve essere per passare juniores, perché non è un salto da poco per davvero, cioè non bisogna non tenerlo in conto, anche perché quando io sono passata juniores non c'era il limite di età di punteggio. Quindi siamo passate da allieve a juniores a correre comunque con una ciclista come Marta Bastianelli, che aveva già vinto tutti i suoi titoli, e noi eravamo al primo anno da junior e le prime gare sono state veramente una cosa massacrante per noi. E infatti anche questo è un argomento che cerco di approfondire tutte le volte che intervisto qualche ragazza, perché secondo me il nocciolo proprio critico è da quando passate da allieve a juniores del primo anno, che correte sì. Con l'under 23. Sì, ora sì, perché praticamente hai un limite d'età fino ai 27 anni e un punteggio si hai. Allora passavi, non c'era nessun limite, niente. Correvi proprio con le big. Sì, esattamente. Quindi penso fra l'emozione e tutto il resto e la differenza anche di struttura, perché insomma... Esatto, ah, già solo nei rapporti, cioè tu arrivi da cioè da allieva che spingi il massimo il 16, ti trovi già da junior col 14, solo che con le gare open il rapporto è libero, quindi ti trovi magari loro che ti spingono un 11, un 12 e comunque stare dietro... quando fanno delle trainate non era cosa semplice. Un allenamento dietro motore? Sì, continuo. È veramente su questo punto dovrebbero, però purtroppo credo che sia la mancanza di gare e di cicliste forse che induce a dover giocare su questo discorso. Sì, anche perché comunque o sei uno di quelle squadrone che comunque sono invitate alle corse o comunque devi arrangiarti in qualche modo per trovare delle corse a cui poter partecipare. Ecco, vedendoti in foto, perché io t'ho visto solo in foto, si vede che hai un bel fisico per un per una ciclista, no? Sei sì. Snella, alta, insomma, sembreresti... Ecco, quali erano le tue caratteristiche che hai visto di avere, no, nel corso degli anni? Ma mi hanno sempre definito un po' una passista veloce e il mio punto debole senz'altro erano le salite, però sul passo non me la cavavo male e insomma le salite lasciamole fare, però un po' sul resto, magari percorsi vallonati, come dite voi, percorsi duri, insomma, ecco, c'eri anche te. Sì, più o meno sì. Il passaggio fra le junior, ecco, questo è un argomento che grazie a te vorrei proprio approfondire nei dettagli, perché intanto sia a livello psicologico, morale, perché per una ragazzina che... da allieva, si può chiamare ancora ragazzina, e passa di sopra e si scontra anche, mettiamo ora, con le under 23 che comunque sono ragazze che sanno il fatto suo e pigiano, cioè. Esatto. E quali sono state le tue riflessioni, considerazioni, le sofferenze in gara, e tutto, si vuol sapere tutto. Allora, io, cioè, l'anno in cui sono passata junior, nelle junior parti subito con la gara di Cittiglio, che comunque non è una gara da sottovalutare, anche perché comunque parti alle 8:30 di una domenica di marzo, quindi freddo proprio ti entra dentro,
e anche comunque corri con atlete straniere che non sai neanche come corrono. E poi soprattutto noi la seconda gara abbiamo preso il nostro furgone, siamo andati in Belgio a correre, abbiamo fatto la Ganvelegen, che sì, abbiamo fatto quell'esperienza lì come seconda gara, ma è stata veramente tosta, perché a noi non ci capita mai di correre con un vento del genere. A un certo punto magari c'erano dei tratti dove andavi davvero tipo ai 50 all'ora, giravi la curva, non riuscivi più ad andare avanti dal vento che c'era. È proprio pazzesco. Cioè è un'esperienza incredibile, quello senz'altro, che è servita molto per capire anche comunque come da noi ti trovi magari col vento, non ti viene da fare ventagli o comunque non siamo capaci bene in Italia all'improvviso di metterci a fare il ventaglio. Mentre non li sanno fare neanche negli uomini, e a volte si vede anche nei dilettanti, no? E quindi sì. Lì invece in Belgio è cosa normalissima, cioè giri una curva, sanno che il vento magari in un certo senso e loro sono già a posto per mettersi subito a ventaglio, cioè è proprio un'altra mentalità. E poi la cosa che mi è piaciuta molto, che abbiamo fatto sempre da junior primo anno, siamo partiti ad agosto, abbiamo fatto 2 settimane in Belgio a correre, praticamente là corrono tutti i giorni, ed è stata veramente un'esperienza che mi ricorderò per sempre, perché è stato veramente pane ciclismo vero e proprio quell'estate lì in Belgio, ed è stata pazzesca. Perché comunque lì in Belgio praticamente ogni festa del paese è associata a una gara di ciclismo. Quindi lì è una festa continua per tutti. Cioè la gente per la strada, anche se non ti hanno mai visto, ti fanno il tifo. Cioè è davvero una cosa pazzesca. O anche solo quando vai a allenarti, cioè proprio quando ad esempio vedi le corse in televisione che sogni, lì praticamente tutti i percorsi sono così. Ed è davvero uno spettacolo. Ecco, approfondiamo bene questo punto, no? Il fatto che c'è una corsa tutti i giorni. Cioè, spiega bene questo punto, che secondo me è fondamentale, perché qui da noi ce n'è una ogni mese, quando ce n'è tante. Soprattutto ad agosto non c'erano molte gare da noi, perché ad esempio c'era un buco di 2 o 3 settimane dove non c'era gare, poi si tornava a gareggiare, e allora abbiamo pensato di andare in Belgio, hanno organizzato questa trasferta e dormivamo a Bruxelles, ci spostavamo col nostro furgone, e oltre a noi juniores ed elite primo anno c'erano anche 3 allieve, tra cui una era Matilde. E praticamente lì nel giro di mezz'ora trovi una gara di continuo, cioè ad esempio noi siamo stati là 10 giorni, avremmo corso per 7 giorni, avremmo avuto 2 o 3 giorni dove non correvamo, che magari andavamo a vedere un po' com'era Bruxelles o comunque i posti lì vicino, però cioè, è stata davvero una grandissima esperienza, ripeto, cioè te la porti dentro. E queste gare come si sviluppavano? Su che percorsi? Con quale filosofia le ragazze facevano queste gare tutti i giorni? Partivano tutte, arrivavano a tutta. Cioè non c'è un momento che dici si fermano, si studiano, no, lì è una tirata continua. Cioè non hai un secondo per rifiatare. Cioè davvero, poi variano molto i percorsi, non sono tutti uguali. Cioè magari capitava un giorno che correvamo in centro città, il giorno dopo che correvamo magari in mezzo a quelle stradine che vedi in televisione. Cioè sono tutte gare che variano una dall'altra, non ce n'è mai stata una. Sì, molto. Anche magari studiate apposta per le società che vengano da fuori Belgio, no? Quindi come voi, e quindi vi flashano, come si dice, no? Sì. Poi anche lì non c'era un limite di età, niente, cioè magari c'era gente molto più grande di noi che correva con noi, cioè lì poi praticamente ti davano le classifiche, però anche lì erano a pagamento, quindi comunque raggruppavano un po' tutti gli appassionati del ciclismo, erano tutti lì a tifare sulle strade la gente che correva.
Il pubblico giusto ci sarebbe anche in Italia, basterebbe organizzare le gare e tifosi in Italia non sono da meno di nessun altro, no? I tifosi del ciclismo, diciamo, in generale è una ricchezza in tutto il mondo e quindi vanno tenuti stretti e bisognerebbe proprio organizzare qualche gara in più. Intanto qui sono arrivati altri commenti. E ci saluta Stefano Frigerio, c'è Giacomino Carrera che dice: Camilla è stata la nostra prima ragazza e auguri per i nuovi risultati come DS. È il presidente della squadra del Racconigi, Mino. Sì, Mino mi conosce da quando praticamente 6 anni, mi ha visto proprio crescere. E poi c'è il nostro amico che arriva da YouTube, Girardo Aguas, che dice che l'abbiamo fatto un po' ridere perché il povero Dominique Arnault diceva ogni tanto vado a Pamplona per fare dietro Indurain. E quindi quando noi si parlava di fare dietro motore, dietro Bastianelli... È arrivato anche Andrea Vezzosi, che è un dirigente federale toscano molto apprezzato, che è un saluto particolare a Alberto Rigamonti. E tu rivedi i commenti? Sì, ce l'ho qua. Allora commenta i commenti quando vuoi, non aspettare okay. Perché... allora non volevo interrompere. No, vai tranquilla, questa è una chiacchierata che si cerca di capire le emozioni che prova una ragazza quando va a correre e come la vive proprio, categoria per categoria, e riportare le vostre esperienze e trarne anche possibilmente qualche idea per fare qualcosa, se si può fare, no? Ecco, allora però soddisfiamo la richiesta di Vernengo. Come mai ha smesso di correre? Allora, praticamente io nella mia carriera ciclistica ho avuto alcuni problemi fisici che mi sono un po' portata dietro nel tempo. E l'ultimo anno che ho corso, prima della prima gara di stagione, ho iniziato ad avere dei problemi fisici che infatti mi sono portata dietro per un bel po' durante la stagione e mi hanno limitato molto. E poi... sapevo che questi problemi fisici non sarebbero passati e quindi ho preso questa decisione di smettere e ho deciso di smettere. L'ultima gara che ho fatto è stata proprio qua a Racconigi, perché ho detto va bene che ci sono ancora 2 o 3 gare dopo, però se devo smettere smetto davanti alla gente che mi ha visto crescere. Ti sento un po' anche emozionata, eh? Si sente la voce che è emozionata, perché credo che per te sia stata una decisione sofferta questa, no? Sì, beh, molto. Anche perché comunque avevo appena dato la maturità e quindi comunque devi tirare un po' i fili della tua vita alla fine della scuola e quindi alla fine devi prendere delle decisioni. Ecco, non entriamo nel merito del problema, però purtroppo... una ragazza giovane che arriva a maturità in carriera, diciamo, e a decidere di smettere, bisogna magari applaudirti, perché sono decisioni, io ci sono passato anch'io dal dover decidere di smettere per problemi fisici. Ecco che io quando, senza far nomi perché sono confidenze con delle cicliste con cui ho avuto modo di confrontarmi, no? Ma quando mi sento dire ho la febbre, ma sono stata convocata, vado a correre in Spagna o in pista, e non mi sento bene, ma c'è le strade bianche, quindi con l'acqua fa. Dico, ma no, è la cosa più sbagliata di questo mondo, perché poi queste cose si pagano dopo. Vero. E lì bisogna, ci vuole un po' di non lo so, ecco, ci vuole un pochino di fermezza da parte anche della famiglia e dei genitori e dei dirigenti quando lo sanno, perché magari la ragazza non dice niente. Può darsi. Perché tante ragazze con la febbre o con
un po' malandate o con qualche acciacco le corse non si vincano. No, direi di no. Se non sei al 100% non si vincono. Ecco, già è difficile quando sei al 100%, quindi figuriamoci quando siete un pochino a metà. E quindi a questo punto però non ti sei persa d'animo, sei scesa di bicicletta, ma spero che tu continui a fare qualche giratina. Sì, sì, certo, ogni tanto sì, anche quando magari le ragazze erano qua in ritiro d'estate sono andata un paio di volte con loro a fare i giretti, non faccio le distanze insieme a loro, però i giretti sì. E poi, insomma, la bici fa bene, la passione rimane comunque, no? Sì, quello senz'altro. E ti sei iscritta subito al corso per direttore sportivo, ma questa cosa, quando è maturata, era già dentro di te? Ma penso che dentro di me c'era, perché comunque non pensavo di stare lontano dalle corse, anche perché inevitabilmente la casetta della squadra è a casa mia, quindi volendo o non volendo la squadra l'avevi vissuta lo stesso. E ho smesso di andare in bici e le due o tre gare dopo sono andata lo stesso con la squadra, comunque a vedere un po' come si vede la gara da fuori. Poi sono andata in vacanza con le mie compagne di squadra. E quando sono tornata, mio padre mi fa: guarda che c'è questo corso qua vicino a noi, vuoi partecipare? E io ho detto: va bene, partecipiamo. E allora con mio fratello siamo andati a questo corso, dove tra l'altro c'era anche il fratello di Matilde, che ha la mia età, Nicolò, che ha corso con me da giovanissima, e abbiamo fatto questa esperienza di questo corso, e dove è finito non ho a capito che è la mia. Alla tua età? Alla mia età, sì. Alla tua età, sì, ho capito. Sì. E tuo fratello è più giovane di te o più grande? No, più piccolo di un anno. È il meccanico, è che lui sarebbe il meccanico. È il meccanico della squadra e poi anche il meccanico a San Francesco al Campo, alla pista che c'è qua vicino a Torino, per la regione. Ti lascio leggere il commento che è arrivato ora. Ah. Ma penso che di tempo, quando sei lì, che sei consapevole che hai comunque dei problemi, non serve a niente portarseli avanti. Anche perché comunque, cioè, non avrebbe avuto senso cioè, se avessi continuato a portarmi dietro questi problemi, soprattutto perché mi limitavano molto negli allenamenti e nelle gare, quindi non vedevo molto futuro. Decisione saggia, anche perché la salute poi prima di tutto, e poi quando c'è un problema non si può fare agonismo e sforzare il fisico e si va incontro, bisogna prendere atto di quella che è la realtà e basta, e guardare Esatto. avanti. E quindi ti sei iscritta a questo corso. Ecco, spiegaci, per chi avesse l'intenzione di fare un corso del genere, come si sviluppa un corso di primo livello per diventare direttore sportivo? Allora, per poter accedervi, bisogna fare un test d'ingresso che è praticamente un percorso pratico. Dopodiché, per alcuni weekend, il sabato e la domenica, ti ritrovi nel luogo in cui c'è il corso e al mattino fai 4 ore di bicicletta per imparare i vari esercizi e al pomeriggio si fanno 4 ore in aula. Dopodiché passano alcuni, forse 2 o 3 mesi per poter fare il tirocinio. E dopodiché ti ritrovi e fai l'esame quello orale per poter avere il livello. Quindi è un corso che te, venendo dal ciclismo, hai ritenuto utile oppure è stata una perdita di tempo? No, è stato molto utile anche perché comunque certe cose comunque le impari in automatico, non ti chiedi perché lo devo fare o i vari movimenti, il motivo per cui li fai, cioè ti vengono in automatico, anche da giovanissimo comunque non ti metti lì alle volte
a dire devo fare così, ma perché lo faccio? Invece comunque dopo tanti anni che ho corso in bici, molte cose magari le sapevo nella parte più pratica più che teorica. E quindi mi è servito molto per imparare più la parte teorica. Ecco, ma ha preso questa cosa, no? È già, questa è già una di quelle cose che da ex, una riflessione da ex ciclista e ora da direttore sportivo, perché comunque direttore sportivo sei anche se di primo livello. Quando tu avrai, se allenerai delle ragazzine o dei ragazzini, gli farai capire l'importanza di fare un certo esercizio, a cosa serve, oppure li lascerai, cos'è che insegna la scuola? Di fargli capire quello che fanno oppure di farglielo fare e poi si vedrà? No, io penso di spiegarglielo, perché comunque se non glielo spieghi alla fine lo fanno ma senza capire il vero obiettivo finale. Cioè è vero che magari quando diventi grande sei te a chiedere perché devo farlo, perché non devi farlo, però da giovanissimo sfido chiunque, un bambino di 6 anni, a chiederti perché devo fare quello, qual è la finalità di quell'esercizio. Quindi dici che non serve spiegare? No, spiegare serve. Serve. Sì, sì, sì. Infatti. Sì, qui diceva Andrea Vezzosi che adesso i corsi ci sono online, specialmente per chi ha gareggiato. Quindi... No, per chi gareggia. Per gli atleti in attività sono questi corsi, in realtà. Ah, lui qui ha scritto per chi ha gareggiato, quindi già mi sono brillati gli occhi, perché sai... No, per però chi... ci informe... Andrea Vezzosi, vogliamo... ecco, precisazione, per chi ha smesso di gareggiare non oltre 3 anni e per chi gareggia, quindi io che ho più di 40 anni non lo posso fare. No, per chi ha smesso non oltre 3 anni può richiedere il libretto scarponi, cioè ad esempio nel primo livello ti consente di saltare l'esame pratico iniziale e l'esame finale pratico e alcune ore puoi saltarle durante il corso di quelle pratiche. Uno, siamo pratici, per chi ha fatto il ciclismo per tanti anni gli fai fare le pirolette su Vivilli e... Gincana soprattutto da giovanissimo. La gincana, insomma, ecco, è un po', se va fatto va fatto, perché si sa il ciclismo è fatto di persone umili, però. E comunque, ecco, e questo è il primo corso, poi sei andata avanti. Sì, quest'inverno ho cominciato quello da secondo livello, dove non ci sono praticamente, a parte alcune ore pratiche, sono tutte teoriche, però l'abbiamo terminato, dovevamo avere l'esame a metà marzo, solo che con l'arrivo del Covid ce l'hanno spostato, ancora data da definirsi, non lo sappiamo quando lo faremo, e vedremo quando ci daranno una data certa. Ecco, quindi comunque addirittura c'è Martino D'Amico, che è sempre un nostro follower qui delle interviste, che dice che da giugno saranno aperti a tutti online. E questa per noi è una bella notizia, perché almeno il primo livello lo voglio prendere, insomma. Se no, no, io l'avevo preso quando smisi di correre in bicicletta, il tesserino a quel tempo, però poi non l'ho mai rinnovato e quindi è andato via. Perché c'è il corso di aggiornamento? No, ma perché proprio sono uscito completamente dal ciclismo, è diverso da te, sì, ho cambiato completamente sport e quindi, e va bene, tanto mi diverto anche così. E... ecco, ora, eccoci arrivati al punto. La ciclista, qui noi abbiamo la ciclista, la ex ciclista e la futura, e la direttore sportivo, futura direttore sportivo. Come lo vivevi il ciclismo come ciclista e come adesso lo vedi da direttore sportivo? Ma diciamo che io da ciclista, lo vivevo da ciclista, però lo vivevo anche comunque alla fine con mio papà che era un team manager, quindi io non ero completamente una ciclista, che magari arrivava il messaggio sul gruppo dovete trovarvi qua a quell'ora, comunque io ero più all'interno della società già quando correvo.
E ora che ho smesso, comunque all'inizio mi è pesato, magari più che pesato mi faceva un po' strano scendere sotto in casetta e magari loro andavano a fare allenamento mentre io andavo a lavorare. Però col passare dei mesi, diciamo che lo stacco era un po' diverso, cioè l'ho iniziata a vivere nella maniera giusta e devo dire che quest'anno è stato poi un anno straordinario, quindi c'è stato davvero pazzesco. Cioè, meglio di così, presumo, non si possa, cioè non poteva essere. Quindi è stato molto positivo come primo anno. Se qualcuno mi chiedesse com'è stato il tuo primo anno, direi pazzesco. Infatti, ti ho visto in foto con le borracce in mano, con la testa fuori come grandi direttori sportivi a incitare le ragazze. Quindi sei entrata proprio al 100% in questa parte. Sì, esattamente. Sì, magari la domenica non sto in ammiraglia perché comunque c'è il direttore sportivo e mio padre, e la maggior parte delle volte c'è anche mio fratello come meccanico. Quindi comunque io stavo a bordo strada per fare il rifornimento, comunque se dovevo dire qualcosa che mi dicevano dall'ammiraglia. Però cioè, vedi la corsa anche in un altro modo. Ecco appunto, e come la vedi la corsa? Perché quando uno è in bici, no? Il direttore sportivo mi ricorda anch'io, come tutti, insomma, no? Dai, ora, attacca ora! Attacca ora! No, essendo stata in quel gruppo, comunque capivo tanto di quello che magari le ragazze potevano dire dopo la gara, cioè sono cose che avevo vissuto anch'io. Magari quando ti dicevano, boh, quando qualcuno attaccava, sapevi che tanto quello attaccava sempre perché l'ha sempre fatto, o quando vedevi che c'era una squadra davanti, sapevi benissimo che si mettevano in fila a tirare per fare diminuire il gruppo. Ecco, ma si dice appunto che le donne, e nello sport e non solo nel ciclismo, per tanti motivi hanno meno esperienza degli uomini, no? Però le cose che gli vengono insegnate le imparano subito. Ecco, nel ciclismo è uguale, cioè a livello tattico, strategico, come organizzate una gara? Allora, la fortuna forse di noi donne, fortuna sfortuna, dipende dai punti di vista, è che comunque tutte le domeniche c'è una sola corsa in Italia, perlomeno per la categoria juniores, quindi corri sempre con le stesse persone, sai comunque quali sono le persone che potrebbero attaccare, dove, le più forti su alcuni, magari in salita o in volata. Quindi, bene o male, quando organizzi una gara, prima, quando fai la riunione, sai già come potrebbe andare o come non potrebbe andare. Poi sai la ragazza che potrebbe esserci in quel finale e chi invece magari si deve spendere prima per poter far sì che la ragazza capitano in quella gara arrivasse a risultato pieno. Ecco, hai detto una cosa che mi è piaciuta, no? Capitano in quella gara significa che magari in base alle caratteristiche ogni ragazza ha le sue gare in cui può fare il capitano. Sì, è una cosa che ho apprezzato molto da ciclista e che apprezzo anche tuttora, è che comunque come squadra non abbiamo mai avuto magari la persona che tutte le domeniche era capitano, avendone anche magari la possibilità, ma proprio prima della corsa ci davano la possibilità a tutte la domenica di cercare un risultato, magari di toglierci qualche soddisfazione. E quindi per quello, secondo me, aiuta molto la ragazza anche poi ad aiutare le altre, perché sai che comunque la domenica prima le altre hanno aiutato te. È anche una motivazione importante, no? Esatto. Perché credo che la donna abbia più bisogno di essere motivata di un uomo, no? O sbaglio? Molto. Sì, noi donne presumo di sì, ma anche proprio caratterialmente. Vedi che Albina ha detto una cosa interessante qualche commento fa, dice: c'è una ragazza in gamba nel ciclismo e c'è bisogno di donne negli staff. E Danilo Vernengo ha
ha consentito, insomma, no? Quindi è importante, perché secondo te Albina Di Santo, non so se la conosci. No. Ecco, è un'appassionata di ciclismo, massimo fisioterapista ai tempi della PESSO, così ci ha detto lei, non la conosco neanche io, mi farebbe piacere un giorno conoscerla. Quindi una donna di esperienza nel ciclismo, l'ha viste tante pedalare e ne vede tante ancora. Perché secondo te lei ha fatto questa considerazione? Cioè c'è bisogno di donne nello staff del ciclismo? Perché magari la maggior parte degli staff sono tutti maschi e magari noi donne non ci usiamo in alcuni momenti andare a dire alcuni stati d'animo a una figura maschile, ci viene più semplice magari a dirla a una figura femminile che magari può darti consigli su dei momenti in cui le ha già vissuti. Quindi secondo me più che altro è più una cosa per capire meglio anche i motivi. Ci vogliono tutte e due, come diceva il mio amico Giuseppe Lanzoni alla Lecce Follini, siamo tre direttori sportivi perché c'è il buono, il cattivo e ognuno c'ha la sua, ognuno fa la sua parte, no? Sì. È importante anche, ecco, il tuo direttore sportivo mi sì. Hai detto che veniva dal maschile. E quindi poi ti ha detto, dice, è una cosa completamente diversa. Perché è diversa allenare una squadra di ragazzi e una squadra di femmine? Allora, diciamo che per lui è stato il suo primo anno ad allenare una squadra completamente femminile e le prime gare più che altro era molto diretto, no? Cioè subito dopo la gara veniva diretto a dirci le cose e noi donne siamo un po', ce la prendiamo per queste cose, magari tenevamo il muso per tutto il viaggio di ritorno, perché comunque devi farci un po' smaltire anche noi dopo corsa, non puoi venirci a dire tutti i nostri errori così. E lui comunque negli anni l'ha capito, ha smorzato un po' questo suo lato del carattere e ora è completamente diverso da quando l'ho conosciuto io, anche perché lui comunque allenava una squadra maschile e poi è il tecnico regionale su pista qua in Piemonte e anche su strada, quindi comunque lui era abituato a un mondo tutto maschile e le donne sono completamente diverse. Sicuramente, sì, sicuramente. Infatti, però, comunque sì. Le donne sono solo permalose, sempre rimanendo nell'ambito del ciclismo, o sono anche un po' polemiche? Polemiche no, magari un po' lamentine alle volte. Polemiche no. Polemica, quindi all'interno della squadra difficilmente c'è il battibecco tra le ragazze per la gara, per come è andata. Dipende, cioè io nella mia carriera raramente ho discusso con la mia compagna per una gara, anche perché comunque penso che dopo una gara, se ti dici le cose dirette, magari non, anche non davanti al direttore sportivo, magari ti prendi da parte, ti dici le cose, guarda, secondo me in quel punto lì hai sbagliato, però dopo amiche come prima, cioè non ci sono mai stati dei rancori dopo alcune chiacchierate, quelle no, assolutamente. Ecco, invece nei maschi, come penso tu sappia, c'è altro che ce ne sono di polemiche e non solo, no? Perché però è bello anche per questo, no? Ciclismo, lo sport femminile in genere, per come l'ho capito io, viene praticato con una filosofia diversa da quello maschile. Sì. E questo secondo me potrebbe essere un esempio da esportare nello sport maschile, perché la competizione si può fare anche in maniera leale, si può fare rispettando le avversarie, facendo le volate nella maniera giusta. Sì, quello sì, senz'altro. Ecco, allora, in questo frattempo che te aspetti di dare l'esame del secondo e poi per passare, però sei già montata sull'ammiraglia, ti hanno già affidato qualche ragazzina, qualche gara magari che il direttore sportivo ti ha detto oggi pensaci te, come ti tirano su? Ma diciamo che hanno sempre condiviso con me anche un po'
come pensavano loro potesse andare la gara e mi hanno chiesto sempre anche un po' un parere, perché comunque io l'ho vissuta un po' fino a un anno prima quella gara. E quando è stata una cronometro ho guidato io una ragazza, perché avevamo tre ragazze e quindi serviva che io guidassi una ragazza e l'ho guidata. Anche se io di crono ne ho fatte alcune, non tantissime, però in base alla mia esperienza ho cercato di trasmetterla a lei tramite la radiolina. Quindi insomma sanno, infatti qui c'è Vernengo che dice Camilla è un'enciclopedia, bravissima. Grazie. Ma ha letto nel pensiero, perché ho detto, quando si finisce la trasmissione, se faccio un tempo a beccarla, perché alcune staccano subito, no? Altre rimangono a far due chiacchiere. E credo che tu potresti collaborare con il ciclismo, non solo come direttore sportivo, perché hai tanta passione, si vede che sei... te lo senti proprio dentro e sai anche quello che dici, non è che Grazie. e quindi ecco, e questa è una cosa anche Albina dice ci sono equilibri diversi fra il femminile e il maschile, sì, e chiaramente le donne sono diverse dagli uomini, questo si sa E di conseguenza anche il ciclismo. e di conseguenza brava anche nel ciclismo, ecco. E come, cosa ti aspetti da questa tua carriera di direttore sportivo? Ma dire tante soddisfazioni forse è una frase che direbbe chiunque, però mi aspetto, se paragono già solo questa stagione qua potrei dirti un sacco di cose, però già solo da questa stagione che purtroppo non è mai cominciata mi aspettavo già alcune cose, perché comunque il potenziale delle ragazze lo conosco e l'ho conosciuto, perché alcune ragazze io non le conoscevo, cioè a parte di nome. Del gruppo che abbiamo quest'anno, alcune proprio non gli avevo mai neanche parlato, anche perché comunque hanno 2 o 3 anni in meno di me, quindi anche volendo e non volendo non le avevo mai incrociate. Quindi, mi aspetto di essere un buon direttore sportivo, di dare degli ottimi consigli e di aiutare quando serve, e di esserci non solo come direttore sportivo, ma di esserci anche come persona, perché sono quei direttori sportivi che ti rimangono di più. Ma io ti vedrei bene anche in qualche quadro dirigenziale della federazione, perché c'è tanta gente poltronara che la bicicletta non sanno neanche da che parte si mette in moto, no? Se bisogna pedalare davanti o di dietro. Cioè, quindi io non. Sì, ci vuole anche queste persone, ma se ce ne fosse meno, secondo me, non voglio che tu mi risponda, perché. Però se ce ne fosse meno e ci fosse di più, chi il ciclismo lo fa per passione, l'ha vissuto sulla sua pelle, ha anche nuove visioni, specialmente una donna, è chiaro che l'ha diversa da... Io credo che sarebbe importante sia nel femminile che nel maschile. Quindi detto questo, noi si è buttata là questa... Ecco, vedi, commissione femminile, vedi, il nostro Andrea ci ha subito... Non può esprimersi più di tanto, però ci vogliono. E niente, però sarà integrata, sei già stata integrata come sulla prima miraglia, diciamo, della prima squadra, oppure ti faranno crescere dandoti una squadra di piccoline? Perché noi come squadra non ce l'abbiamo le piccoline, No, quindi dico dei esordienti, che fase diverse categorie, no? no, facciamo solo più junior da qualche anno, perché inizialmente facevano solo più esordienti allieve, poi abbiamo preso le junior, ma abbiamo notato che difficilmente le persone, cioè le squadre lasciano andare le ragazze. E quindi tutti pensavano, facciamo la squadra femminile di qua, una squadra femminile di là, e comunque in Piemonte non è che ce ne siano tante. Quindi siamo arrivati da juniores che di piemontesi non c'era quasi nessuno. Cioè, ad esempio, in squadra da me ero l'unica quando sono passata il primo anno. Tutte le altre venivano fuori dal Piemonte. E quindi ora come ora sono con la squadra juniores ed elite, primo anno.
Ecco, quindi l'esperienza te la fai gradualmente con questa squadra in cui sei stata fino ad ora una loro compagna e ora sarai una loro compagna che pedala sull'ammiraglia, no? Perché poi penso che comunque stare sull'ammiraglia ti ricorda comunque che potevi essere lì sulla bicicletta a pedalare e che però adesso sei a dargli il tuo apporto. Sì, esatto. Cioè, ad esempio, io con Matilde ho un bellissimo rapporto perché siamo state compagne di squadra e adesso che comunque lei, diciamo che è una di quelle che potrebbero essere le mie atlete, comunque c'è davvero un grandissimo rapporto. Ad esempio, io in Germania, per quel mondiale che ha vinto, sono voluta andare per vedere cosa poteva fare. Cioè, sono io che ho convinto i miei genitori quest'estate, andiamo in Germania a vedere Matilde. Come deve fare un buon direttore sportivo? L'atleta non l'abbandona mai. No, non potevo perdermi quell'appuntamento. Matilde è una ragazza che ha già fatto vedere dei bei numeri, ecco, parlaci un attimino delle tue ragazze, perché io ho intervistato Matilde, ho intervistato quella che io chiamo la francesina. Poi Rachele, no? Sì. L'intenzione è quella di intervistarle tutte quelle che vogliono farci intervistare, chiaramente. C'è Valentina lunedì, Basilico. C'è Valentina che poi mi ha risposto, lei già la conoscevo da quando correva nella squadra. Brava. Sì, è un portento, davvero. È piccolina, ma è pazzesca. Lei, ho visto quando ha trionfato, ha soffiato il campionato italiano e per fare quei numeri bisogna averci le idee chiare, perché no, bisogna avere davvero comunque non, cioè crederci fino alla fine, cioè, penso che pochissime avessero potuto fare come lei, cioè proprio non pensarci e far la volata fino dopo la riga del traguardo. Lei lì è stata veramente una grande atleta. È stata un'esperta, diciamo. È stata una ciclista esperta che ha saputo cogliere l'attimo. Ci ha creduto fino in fondo e si è levata questa soddisfazione per la delusione dell'altra ragazza, ma d'altronde sono insegnamenti anche questi, no? Esatto. Mi alzerò mai le braccia prima del traguardo. Ecco, ma se tu ci dovessi fare una presentazione breve di ognuna delle tue cicliste? Allora, vabbè, Matilde penso la conoscano ormai tutti. Rachele io non la conoscevo prima dell'anno scorso, cioè solo magari di nome negli ordini d'arrivi, ma non l'ho mai conosciuta né lei né i suoi genitori e suo fratello, che davvero sono una fantastica famiglia. E Rachele comunque si è dimostrata un'ottima compagna di squadra, capace di sacrificarsi per le sue capitane, cioè poche come lei avrebbero fatto davvero delle, tipo ad esempio una gara Matilde e Silvia erano cadute tutte e due insieme perché pioveva, sono cascate insieme e Rachele le ha aspettate e le ha riportate dentro. Penso che raramente da junior primo anno qualcuno abbia avuto così freddezza e lucidità di aspettare le due capitane di giornata e riportarle dentro, e poi entrambe hanno fatto anche piazzamento, quindi Rachele è davvero una grande atleta sotto quel punto di vista. Ma ecco, una ragazza matura, molto. Quasi tutte, eh? Cioè io le ragazze che non intervistate, 35, perché sono tante puntate, che ho trovato tutte ragazze veramente in gamba, serie, educate, mature, responsabili. Sono rimasto veramente soddisfatto di questa cosa. Sì. E anche Rachele, ragazzina, una ragazza precisa, insomma, stabile, sa, sì, Rachele sì, è una grande atleta che sa anche comunque alle volte sacrificarsi per gli altri. Poi Sylvie,
penso che comunque anche chiunque la conosca, che abbia seguito la sua intervista, sa che comunque Silvia è una persona molto precisa, ligia nel suo dovere e che si conosce molto, Silvia. Cioè, si sa molto esaminare, lei è un po' particolare. Poi c'è Valentina, che Valentina, cioè, veramente... È una casinara, io quando gli feci... È una simpatica, il titolo che io feci quando la intervistai, che era Eva, è una simpatica casinara. Sì, è davvero, cioè in una squadra, ogni squadra dovrebbe avere una Valentina, secondo me, perché magari c'è chi è giù, chi non è giù, lei ti tira su. Anche se la tua giornata è storta, arriva lei e la tira su. Poi abbiamo una ragazza che questo qua è il suo secondo anno con Racconigi e il terzo che corre in bici, si chiama Ginevra ed è ligure. Prima faceva pattinaggio, ha vinto anche una medaglia a livello europeo e lei è la più grande, cioè è più grande anche di me, un anno in più di me. E poi c'è Sofia Nicolini che è piemontese, passata quest'anno, arrivava dal pedalo Solano e anche lei... ne dimostrerà delle belle. Cioè, ho trovato davvero una grande atleta, davvero con dei numeri pazzeschi. E poi c'è Monia Garavaglia, che è junior secondo anno, e anche lei non la conoscevo prima di quest'anno, magari la vedevo l'anno scorso, però non avevo mai avuto modo di correre insieme, e anche lei comunque si è dimostrata anche negli allenamenti, alle volte, cioè, in salita va davvero forte, non me lo aspettavo, e mi ha stupito alle volte. E poi c'è Giorgia Ruffo, che è bresciana, primo anno, anche lei, e anche lei è molto matura per l'età che ha. Devo dire che quest'anno, comunque, come squadra, mi è subito piaciuta, cioè, devo dire che a primo impatto, già dalle prime ritiri, dalle prime chiacchierate, perché comunque capita che... erano qua in ritiro, quindi io scendevo e mangiavamo tutti insieme, anche mio papà, mio fratello e il direttore sportivo si fermavano qua e mangiavamo tutti insieme. Comunque si respira una bella aria quest'anno davvero. Allora, sì, ora ti avevo da fare una domanda che poi mi è passata. È uscito il calendario ieri, italiano, diciamo, no? Io l'ho pubblicato oggi, le poche corse che la federazione è riuscita a far organizzare, eccetera. C'è anche qualche gara junior. Come l'avete visto voi questo calendario, come l'avete discusso in società, e siete soddisfatti? Come vi organizzerete per affrontare questo finale di stagione, qualora ci sia, speriamo. Ho visto che comunque i campionati italiani sono tanto in là, perché sono al 31 di ottobre, quindi anche lì bisognerà vedere la temperatura e tutto il resto, perché comunque a ottobre, il 31, non penso faccia proprio un clima ideale, anche per ciclocross. Esatto. E poi per il resto l'unica pecca forse è che ho visto che il Giro d'Italia finisce il 19 di settembre e noi in teoria avevamo come idea iniziale quest'anno volevamo organizzare di nuovo una o due giorni, il 19 e il 20 di settembre. Ora non so se la faremo o meno, perché comunque bisogna anche vedere come si muove il tutto. Però l'unica pecca è che magari se la fai open, alcune atlete la prima tappa non potranno esserci. Questo è un peccato, sì. Purtroppo il tempo è ristretto. Sì. È fortuna che insomma sono riusciti anche a riorganizzare delle gare al nord, no? Delle grandi classiche. Poi c'è stata questa Parigi-Roubaix che ha sorpreso tutti. Sì, penso sia una grande opportunità per il ciclismo femminile, anche di esperienza. Oggi appunto leggevo, quando ho fatto il comunicato, che anche il Giro Rosa, siccome si corre in concomitanza col Tour, ci sarà
quindi delle immagini informative, quindi faranno dei collegamenti anche col Giro Rosa per, finalmente, no? Perché in questi ultimi anni bisognava avere tanta fantasia, però con questo diciamo nel male intanto si incomincia a prendere di positivo questa bella notizia. Sì, le piccole cose in questo periodo bisogna valorizzarle. Ecco, quindi anche per te, qual è la tua ricetta per dare una spinta allo sviluppo del ciclismo femminile, per farlo conoscere di più, per farlo praticare, per portare le bambine, le ragazze in bicicletta? Ma sicuramente avere delle squadre comunque che sostengano il ciclismo femminile, perché se non si ha una base non si può pensare comunque che una ragazzina possa crescere, soprattutto se non riesce a fare appassionare più di tutto anche i genitori a un ciclismo femminile, perché non è semplice, perché comunque tutte le domeniche tu sei in giro per l'Italia a fare una corsa e quindi comunque devi avere anche qualcuno alle spalle che ti sostenga. Quindi io penso che negli ultimi anni si stia facendo molto, perché comunque ci sono un sacco di giornate rosa, che quindi vedi le ragazze magari da esordienti primo anno che vedono le grandi, le big correre, e quindi quello è già tanto, perché comunque gli crei un po' un'idea di futuro, quale può essere. Quindi penso che anche comunque con questo marketing che si sta facendo ultimamente di pubblicità, sia molto utile per portare avanti il ciclismo femminile, o comunque anche farlo vedere in televisione nel suo piccolo, però almeno anche la gente vede che non esiste solo il ciclismo maschile fatto vedere nelle grandi classiche, ma ci sono anche le donne. Sì, ma infatti si è visto con il calcio, no? A cui femminile, a cui io seguo da tantissimi anni, che è bastato mandarle in televisione sulla Rai. E gli italiani sono impazziti, no? Hanno superato i 7 milioni e quindi bisognerebbe magari sì far correre le ragazze in qualche modo in contemporanea agli uomini, in maniera da poterle far vedere all'interno della solita. Importante farle vedere in televisione. Sì. Esatto. Trasmette, perché va tutto bene lo streaming, però il web piace, ma non è seguito come la televisione. Sì, ovvio. Sì, è vero. Quindi lavorare sul marketing, mandare le ragazze in televisione, le gare, organizzare più gare. Sì. E a livello giovanile? A livello giovanile, qua in Piemonte non c'è mai stato proprio un boom di ciclismo femminile. Magari ci sono state delle ondate di alcuni anni dove c'erano più ragazze rispetto ad altre, però devo dire che devi proprio, non so bene, perché comunque in Piemonte ora come ora non so molto bene com'è la situazione, perché non seguo più molto la parte dai giovanissimi, perché raramente vado a vedere le corse dei giovanissimi, anche perché sono sempre in giro con le ragazze, quindi non so bene. Però comunque, se devi farle crescere le ragazze, devi portarle in giro a farle correre con le ragazze, perché comunque quando arrivi esordiente c'è il balzo, cioè i maschi andranno di sicuro più delle ragazze, e la ragazza alla lunga si stufa di correre con i maschi, perché comunque non hai stimoli, non hai obiettivi. E quindi devi comunque cercare una squadra che ti consenta di andare a correre con le donne per poter fare esperienza e per comunque poter confrontarti con qualcuno. Se non ti confronti con qualcuno al tuo pari, non ha senso continuare a correre solo con i maschi. Ma secondo te organizzare degli stage, degli incontri nelle varie regioni a livello giovanile potrebbe coinvolgere anche magari in collaborazione con le scuole o con le società che sono presenti sul territorio, ovviamente, potrebbe contribuire a
a uno sviluppo a trovare la simpatia delle ragazzine? Sì, secondo me sì, perché tipo qualche anno fa anche il Racconigi andava nelle scuole a fare alcune ore di POF, dove praticamente venivano al percorso dove ci allenavamo noi da giovanissimi e comunque facevi vedere com'era la gincana, così. E lì, quando io ero più piccola e c'erano ancora i giovanissimi a Racconigi, comunque aveva attirato un sacco di ragazzini, perché comunque tutti piace andare in bicicletta. Solo che poi le ragazze lo vedono più come uno sport maschile. Cioè, so come la pensano alcune persone che magari possono dire il ciclismo è solo maschile, ma non è vero che è solo maschile, perché non vuol dire che se è uno sport dove ci sono la maggior parte sono maschi, noi ragazze non valorizziamo la nostra femminilità, anzi tutt'altro, ci sono delle cicliste che sono davvero delle belle ragazze che si valorizzano, quindi secondo me è un po' la mentalità che deve cambiare. Ma infatti io, la bellezza non è che si va a guardare, però ogni volta che vedo una ragazza, che una ciclista, che l'ha intervisto, che la contatto, sinceramente vedo tantissime belle ragazze, cioè femminili, quindi c'è proprio questa, diciamo che il ciclismo è sinonimo anche di femmina, perché le ragazze interpretano il ciclismo nel loro modo, con le loro forze naturalmente, però lo interpretano bene, perché stanno trascinando gli sportivi, sono seguitissime. Io lo vedo anche con questa nostra paginetta, che quando si mette le foto delle ragazze in bici, chiunque sia, o che sia famosa o no, sono super cliccate, commentate, le incitano. Non parliamo di quel famoso video che mi uscì fuori di fare quando vinsero il mondiale dei junior in pista, che ha superato i 10 milioni di visualizzazioni. Cioè, gente che scriveva: non sapevo neanche che le donne corressero in pista. Sì, esatto. Quindi, come disse una volta una ragazza nel calcio, non sanno neanche che esistiamo. Sì, è vero. Quindi bisogna trovare il sistema di organizzare qualcosa per portare le ragazzine a montare in bici, a divertirsi, a appassionarsi in bicicletta, alla bicicletta. Vero, sì, senz'altro. Prossimamente avrò da dare una buona notizia anche all'amico Vezzosi, a chi mi conosce, e sto solo aspettando che sia ufficializzata prima dai vertici, e comunque il mio impegno sarà proprio, insieme anche ad altre persone che collaboreranno con me, verso il ciclismo giovanile. Naturalmente io pendo tutto dalla parte delle donne, anzi ho proprio chiesto espressamente di essere in quel settore, e anche tante giornate rosa, insomma, ci farà il possibile, vedremo insomma cosa riusciremo a fare. È stata una bella chiacchierata, abbiamo sforato l'ora, ma sono andato avanti volentieri, perché ci hai intrattenuto tutti con piacere. Grazie. Con simpatia e con competenza. Quindi anch'io mi unisco ai consigli delle altre persone qui che ci hanno seguito, continua così, e magari cerca di esportare questo tuo spirito, Andrea dice: meno male che il ciclismo femminile fa male. No, il ciclismo femminile fa bene, perché le ragazze crescano tutte bene, sane e belle, quindi, e anche con carattere determinato, perché poi il ciclismo forma, no? Assolutamente. Un po' bisogna avere anche il carattere da ciclista, però un po' te lo formi anche durante l'esperienza. La carriera. Sì, è vero.
non sono ragazze come tante, diciamo a questa maniera, non voglio dire che siano meglio, ma non sono ragazze come tante. Io siamo arrivati alla chiusura e ringrazio tutti i nostri follower che ci seguono ogni sera, ringrazio di nuovo Camilla per la sua grazie a voi per compagnia. Un saluto al papà e a tutta Racconigi e poi prossimamente intervisteremo anche le altre ragazze e anche altre società ci hanno contattato, quindi non sono un granché come intervistatore e questo no, ne sono contento. Anzi, fai delle domande molto interessanti, cioè comunque lasci che la gente esprima il proprio pensiero. Questo sì. Io ho piacere di capire il lato interiore umano della ciclista e anche di sapere le idee, perché bisogna imparare ascoltando, no? Esatto. E non si impara parlando. E quindi, e poi si spera di essere in grado di mettere in pratica le cose che si imparano da voi giovani. E qui dice Andrea, continua dicendo che seguo anche le dirette al maschile, che la padronanza, queste ragazze trasmissione sopra. Ma non solo la padronanza, io ho conosciuto le ragazze che prima mi hanno detto sono timida. E mi è rimasta nel cuore la Temperoni, perché è una ragazzina di 13 anni, no? Sono timida, però si è comportata come una grande ciclista, una ciclista grande durante la trasmissione, ma anche la ragazza di ieri sera, Zanga, che era emozionatissima, però tanto di cappello a tutte. Ecco, io con questo vi saluto, vi do la buonasera, la buonanotte. E a domani, domani avremo Elena Pirrone, una che di ciclismo se ne intende molto, che ha fatto una ragazza, anche lei una ragazza seria. Come la vedi te questa Pirrone, che sembra abbia avuto un momento? Ma in realtà io Elena la conosco perché abbiamo la stessa età. È capitato per assurdo che qualche anno fa ho trovato una foto di quando eravamo giovanissime al meeting dove ero con Letizia Paternoster sul podio e insieme a Elena. E quindi comunque bene o male sì, la conosco personalmente e quando ha vinto quei due titoli mondiali è stata veramente un'emozione pazzesca comunque. Tanto di cappello, perché lì ha dimostrato di avere dei numeri da fuori classe, cioè da Francesco Mosè, tanto per rimanere nel Trentino. E quindi ho piacere, non era in gran forma durante la quarantena, ma poi ha accettato l'intervista e quindi domani saremo con lei per fargli tutte le domande che ci verranno in mente. Un saluto a tutti, una buonanotte e a presto. Ciao a tutti, grazie mille per averci seguito.